Quali opportunità per le imprese e i professionisti del territorio possono discendere dal PNRR ed in particolare dalla missione 5 dedicata ad inclusione e coesione? Il tema tiene banco a Barletta, nella sede della GESFOR, Agenzia per il Lavoro, ma anche ente di formazione, i cui referenti hanno promosso un incontro aperto alla partecipazione di consulenti e commercialisti. Tra gli argomenti discussi ed approfonditi anche il programma GOL, acronimo che sta per Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, e tutte le misure finalizzate a promuovere l'occupazione in Italia. Se pensiamo ad esempio a Garanzia Giovani, è uno strumento che in parte è fermo nella regione Puglia da qualche tempo. Questa sarà sicuramente l'occasione per riprenderlo, ma anche altre opportunità, ad esempio la possibilità di poter fare formazione aziendale, quindi formazione interna, l'opportunità data oggi dal programma nazionale Industria 4.0 attraverso il credito d'imposta che viene fornito alle aziende. O altro strumento è anche lo strumento della somministrazione, quello che una volta era l'interinale, uno strumento che può essere molto agevole, molto flessibile, che può essere utile per le imprese del territorio, specialmente in questo momento dove c'è una ripresa dopo 2 anni di incertezza, ma sicuramente anche dal punto di vista della ripresa del settore turistico, ed è uno, la somministrazione è uno strumento che attecchisce molto nel settore turismo, non esclusivamente in quel settore, ma sicuramente potrebbe essere utile. La GESFOR è un'agenzia per il lavoro accreditata per le politiche attive regionali, dispone di un'autorizzazione ministeriale ANPAL per la somministrazione e si occupa anche di formazione, una realtà ormai consolidata e che agisce su tutto il territorio nazionale da quasi 25 anni. Il ruolo delle agenzie per il lavoro in questo momento è determinante. È determinante partendo da quello che è la possibilità di fare matching, quindi di conciliare quella che è la domanda e l'offerta di lavoro. Cercare lavoro, fare la ricerca, fare la selezione sul territorio e successivamente alla individuazione dei candidati fornire anche quel supporto giusto per l'inserimento opportuno attraverso i tanti strumenti di politica attiva e non che oggi abbiamo a disposizione. Parlo dell'inserimento a tempo indeterminato attraverso l'apprendistato, piuttosto che i tirocini sia finanziati che extracurriculari, attraverso la somministrazione stessa. Noi ci poniamo come un supporto per le imprese sicuramente, ma principalmente per i consulenti.